In questo nuovo video tutorial mostrerò come realizzare questa maglietta che io ho deciso di chiamare maglia moscherie. Per quanto riguarda il filato, ho utilizzato il filato dell'Adria Wool Irina Yo-Yo, che è questo bellissimo gomitolo dai colori sfumati. Il colore che ho scelto io è il 305, che ha questo colore che è l'ottanio, un porpora. Veramente sono dei colori che io ho adorato tantissimo e non vedevo l'ora di lavorare. Ogni gomitolo è da 100 grammi, misura 350 metri e è 70% acrilico e 30% lana, ma vi posso assicurare che è morbidissimo, addosso proprio è un amore e tiene comunque bello caldo, motivo per cui ho fatto le maniche a tre quarti in modo da poterlo utilizzare sotto da utilizzare secondo sotto i lupetti. Per una taglia S io ho utilizzato interamente due gomitoli lavorando con un uncinetto del 4,5. Sull'etichetta c'è scritto 3,3 e mezzo, ma io mi sono trovata benissimo a lavorare anche con un uncinetto molto più grande come il 4,5. Ora, se siete una taglia S e volete fare le maniche lunghe, dovete per forza prendere tre gomitoli, perché io i miei due gomitoli li ho usati del tutto. Se siete una taglia M dovete sempre comprare tre gomitoli e anche nel vostro caso vanno bene se dovete realizzare le maniche lunghe, perché per una taglia S il gomitolo in più serve poco ne servirà poco per finire le maniche e quindi con quello che vi avanza taglia S intendo potreste fare una bella sciarpa da abbinarci, ma per una taglia M tre gomitoli sono più che sufficienti per fare la maglia e fare le maniche lunghe. Per una taglia L vi consiglio invece quattro gomitoli, perché con tre ho timore che riuscireste a fare la manica a tre quarti ma non a terminarla. Quindi, se volete le maniche lunghe per una taglia M, vi consiglio di comprare quattro gomitoli. In descrizione, come sempre, vi lascio il link al mio sito Filati Elsa, da cui potete acquistare il mio stesso filato anche negli altri colori disponibili. Ce ne sono altri 5 oltre a questi che sono spettacolari. C'è lo sfumato dell'oceano, c'è lo sfumato del, ve lo faccio vedere, questo che è un altro colore che mi è piaciuto tantissimo, perché ha come colori queste sfumature che trovo fantastiche, quindi veramente potete fare questa maglia nei colori che più preferite. Ce ne sono, come vi dicevo, ben 6. Detto ciò, passiamo alla lavorazione. Ho usato due motivi diversi, uno per la maglia, il corpo della maglia e due per le maniche. Questo perché volevo spezzare la monotonia di usare lo stesso punto, ma non volevo neanche fare troppi punti. Quindi ho detto: ok, la parte centrale facciamo un punto un po' più forato, un po' più sfizioso, e invece per le maniche optiamo per un punto più classico. Mi avvicino così lo potete vedere bene. Il punto che vedete è un punto che ho già utilizzato in passato, è un po' si creano queste forme che sono veramente spettacolari, mi piace tantissimo, mentre per le maniche sono andata a fare un semplice punto con delle maglie alte alternate a catenelle, quindi molto semplice, e nel video tutorial vi spiego anche come poter fare se volete fare le maniche più larghe o poi volete andarle a stringere. Quindi non vi preoccupate, se avete intenzione di fare delle maniche a campana vi spiego comunque come fare la lavorazione qui Per il corpo è semplicissima, sono tre giri che vanno ripetuti quando si lavora in tondo, mentre diventano 6 quando si lavora per la parte superiore, per dividere appunto gli scalfi e la parte avanti dalla parte dietro e creare gli scalfi. Mentre per quanto riguarda le maniche è un solo giro che va sempre ripetuto. Poi naturalmente, come io ho detto, c'è la possibilità di allargare o stringere le maniche, quindi una lavorazione semplicissima che lavorando poi con un 104,5 realizzerete questa maglia in pochissimo tempo. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla e se è così poi mi raccomando mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinettare e Sferruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Ah, un'ultima cosa prima che mi dimentico, vi ricordo che è attivo fino a venerdì 21 sul sito la promozione sulle spedizioni a prezzi più bassi e le spese gratuite. Non sono più da 50 euro, ma sono a partire dai 35 euro. Così ve lo ricordo anche in questo video. Quindi ci vediamo al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra maglia io ho deciso di utilizzare il filato dell'Adria Wool Linea Yo-Yo, che è questo bellissimo gomitolo da 100 grammi che misura 350 metri. Il colore che ho scelto io è questo sfumato ottanio e prugna, se vogliamo definirlo così, che trovo veramente un colore spettacolare. Lavorerò con l'uncinetto del 4,5, ho montato 140 catenelle, sembrano poche ma lavorando col 4,5 vi assicuro che, come potete vedere, è bello largo, però per una taglia M o una taglia
L, la lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 10, quindi andate ad aumentare di 10, 20 e così via. Per una taglia M, secondo me dovete aumentare almeno di 30 catenelle, se non anche 40, in modo da avere la maglia che vi va morbida. Se siete una taglia L, direi di montare almeno 6, se non anche 8 motivi in più rispetto a me. Detto ciò, possiamo partire con il nostro primo giro, che consiste nel realizzare... Ups, scusate, ho perso la maglia bassissima per chiudere il cerchio. Eccomi. Che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, 2 catenelle di separazione, prendo il filo, rientro nella stessa catenella di base e vado a fare una maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3, salto 3 catenelle di base, entro nella quarta e vado a fare la mia prima maglia bassa. Vado nella catenella successiva e realizzo una seconda maglia bassa. Vado nella catenella successiva e realizzo una terza maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, salto 3 catenelle, prendo il filo e ricomincio da capo. Quindi entro nella quarta catenella e vado a fare una maglia alta. 2 catenelle di separazione, 1 e 2, prendo il filo, rientro nella stessa catenella e vado a fare una maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3, salto 3 catenelle, entro nella quarta e realizzo la mia prima maglia bassa. Vado nella catenella successiva, seconda maglia bassa. Vado nella catenella successiva, terza maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, salto 3 catenelle, ricomincio da capo. Facciamo un'ultima volta insieme. Entro nella quarta catenella, realizzo una maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, rientro nella stessa catenella di base e vado a fare una maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3, salto 3 catenelle, entro nella quarta e realizzo la mia prima maglia bassa. Maglia bassa nella seconda catenella, maglia bassa nella terza catenella. 3 catenelle, 1, 2, 3, salto 3 catenelle e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio primo giro. Sto per terminare il primo giro, ho fatto le 3 catenelle, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Secondo giro con una maglia bassissima mi porta all'interno dell'archetto di 2 catenelle e vado a realizzare 3 catenelle che sono mia prima maglia alta. Prendo il filo, rientro e vado a fare altre 4 maglie alte per un totale quindi di 5 maglie alte. Quindi vado a fare la mia seconda maglia alta, prendo il filo, rientro, terza maglia alta, prendo il filo, rientro, quarta maglia alta, prendo il filo, quinta maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho le 3 maglie alte, vado dove ho la seconda e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo, quindi entro nell'archetto di 2 catenelle del ventaglio e vado a fare 5 maglie alte. 1, 2, 3, 4, e 5. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho le 3 maglie basse, vado dove ho la seconda e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo, quindi vado dove ho l'archetto di 2 catenelle e realizzo 5 maglie alte. 1, prendo il filo, rientro, 2, prendo il filo, rientro, 3, prendo il filo, rientro, quarta maglia alta, prendo il filo, rientro, quinta maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho le 3 maglie basse, entro dove ho la seconda e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio secondo giro. Sto terminando anche il secondo giro, ho fatto la maglia bassa le 3 catenelle, entro nella terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta e vado a fare una maglia bassa.
bassissima. Andiamo a fare il terzo giro. Ho rialzato con una catenella, fate come me, andate direttamente a fare una maglia bassa sopra la prima maglia alta. E adesso andiamo a fare una maglia bassa sopra le successive 4 maglie alte. Quindi vado a fare la mia seconda maglia bassa, terza maglia bassa, quarta maglia bassa, quinta maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, salto tutto, vado direttamente dove ho le maglie alte e ricomincio da capo. Quindi vado a fare una maglia bassa sopra ogni maglia alta. 1, 2, 3, 4, 5. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, salto tutte e ricomincio da capo. Quindi vado dove ho la prima maglia alta e vado a fare una maglia bassa. Una maglia bassa sulle successive maglie basse, quindi 2, 3, 4 e 5. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, si ricomincia da capo. Vado a fare questo per tutto il mio terzo giro. Sto per terminare il terzo giro, ho fatto le 5 catenelle, entro nella maglia bassa iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Quarto giro, con una maglia bassissima mi porto dove ho la seconda maglia bassa. Ora o vi alzate con una catenella e poi andate a fare la maglia bassa, andate direttamente a fare la maglia bassa. Una maglia bassa sopra la successiva maglia bassa, quindi in totale di 2 maglie basse. Una maglia bassa sopra la maglia bassa successiva, per un totale quindi di 3 maglie basse. 3 catenelle, 1, 2, 3. Prendo il filo, vado dove ho la terza catenella del gruppo di 5 e vado a fare una maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2. Prendo il filo, rientro nella stessa catenella e vado a fare una maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3. E ricomincio da capo, vado dove ho la seconda delle mie 5 maglie basse, realizzo una maglia bassa, vado una maglia bassa successiva, realizzo una seconda maglia bassa, vado una maglia bassa successiva, realizzo una terza maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3. Prendo il filo, vado dove ho la terza catenella del gruppo dei 5, realizzo una maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, rientro nella stessa catenella e vado a fare una maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo. Quindi salto una maglia, entro nella seconda e realizzo una maglia bassa. Vado una maglia bassa successiva e realizzo una seconda maglia bassa. Vado una maglia bassa successiva e realizzo una terza maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho la terza del gruppo di 5 catenelle, realizzo una maglia alta, 2 catenelle, 1 e 2, prendo il filo, rientro un'altra maglia alta, 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio quarto giro. Sto terminando anche il mio quarto giro, ho fatto le 3 catenelle, entro nella prima maglia bassa e vado a fare una maglia bassissima. Quinto giro, con una maglia bassissima mi porto dove ho la seconda maglia bassa. Come al solito o vi alzate con una catenella o andate a fare direttamente la maglia bassa. A questo punto, dopo aver fatto la maglia bassa, andiamo a fare, scusatemi, devo tirare un po' di filo, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho l'archetto di 2 catenelle del ventaglio e vado a fare 5 maglie alte. 1, rientro 2, rientro 3, rientro 4, rientro 5. 3 catenelle, 1, 2, 3, ricomincio da capo, quindi vado dove ho la seconda delle 3 maglie basse e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto di 2 catenelle del ventaglio e realizzo 5 maglie alte. 1, 2, 3, 4 e 5. Vedete, stiamo facendo lo stesso motivo che abbiamo fatto nei primi 3 giri, solo che spostato, in modo tale che il nostro motivo venga alternato.
3 catenelle, 1, 2, 3 e ricominciamo da capo. Quindi andiamo dove abbiamo la seconda delle tre maglie basse e realizziamo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, andiamo nell'archetto di 2 catenelle e realizziamo 5 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5. 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricominciamo da capo. Andiamo a fare questo per tutto il nostro quinto giro. Sto terminando anche il quinto giro, ho fatto le 5 maglie alte, le 3 catenelle, entro nella maglia bassa e vado a fare una maglia bassissima. Benissimo, con delle maglie bassissime mi porto dove ho la prima maglia alta. In questa maniera. A questo punto, come sempre, o vi alzate con una catenella e andate a fare la maglia bassa, o andate a fare la maglia bassa. Io alterno, è uguale, non mi cambia niente. Adesso vado a fare una maglia bassa sopra le successive 4 maglie alte, per un totale quindi di 5 maglie basse. Quindi una l'ho fatta, 2, 3, 4 e 5. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, si ricomincia da capo, una maglia bassa sopra ogni maglia alta, 1, 2, 3, 4, 5, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5 e si ricomincia da capo, una maglia bassa. Continuo così per tutto il sesto giro, terminato il sesto giro si ricomincerà dal quarto, quindi i giri che andremo a ripetere sono il quarto, il quinto e il sesto, che ci permetteranno di avere la nostra lavorazione sfalsata, vedete, in questa maniera, 1 e 2, quindi il prossimo verrà qui. Quindi ripeto, termino il sesto giro e poi andremo a rifare dal quarto al sesto giro, e questi sono i giri, 3 giri che andremo sempre a ripetere per tutta la lunghezza della nostra maglia, fino ad arrivare alla dividere gli scalfi davanti e dietro. Quindi sto terminando il sesto giro, vado a fare una maglia bassissima nella prima maglia bassa. E adesso, come vi dicevo, si ricomincia dal quarto giro, quindi con una maglia bassissima ci portiamo all'interno della seconda maglia bassa e andiamo a fare una maglia bassa. Una maglia bassa sopra la maglia bassa successiva, una maglia bassa sopra la maglia bassa successiva. 3 catenelle, 1, 2, 3. Andiamo, abbiamo la terza catenella del gruppo di 5, andiamo a fare una maglia alta, 2 catenelle, rientriamo un'altra maglia alta, 3 catenelle, 1, 2, 3 e si ricomincia da capo. Quindi questi sono i tre giri che andremo sempre a ripetere, ossia il quarto, il quinto e il sesto, per fare in modo di avere i nostri motivi sfalsati. Io continuo così, alla fine vi dirò quanti motivi ho realizzato e farò vedere poi come andare a fare i giri di andata e ritorno per poter fare gli scalfi delle maniche. Dunque, sono arrivata agli scalfi, io ho ripetuto il motivo per 18 volte, contando in questa maniera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, quindi ho ripetuto il motivo per un totale di 18 volte e adesso sono andata a mettere i marcatori. Per mettere i marcatori ho contato i miei gruppi di 5 maglie alte e ne ho un totale di 14, quindi ne ho messi 7 dietro e 7 avanti. Mi raccomando, se avete il dispari, quello dispari va sempre sul davanti. Io ho messo il marcatore dove ho l'archetto di 5 catenelle che mi separa i due gruppi, quello avanti e quello dietro, la stessa cosa da quest'altra parte. Adesso andremo a lavorare lo stesso motivo, però come vi ho detto in giri di andata e ritorno e quindi non più in giri di tutto tondo. E una volta fatto questo, poi andremo a lavorare anche per le maniche. Allora, quindi qui ho il mio primo marcatore, qui dove ho inizio il giro, con delle maglie bassissime mi porto dove ho la terza delle mie 5 maglie basse. Mi alzo con una catenella, rientro dentro e vado a fare una maglia bassa. Una maglia bassa sopra la maglia bassa successiva, una maglia bassa sopra la maglia bassa successiva, per un totale quindi di 3 maglie basse. 3 catenelle, 1, 2, 3 e adesso andiamo a lavorare normalmente il nostro primo giro, quindi una maglia alta all'interno della terza catenella del gruppo di 5, 2 catenelle, rientro un'altra maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho le 5 maglie basse, salto la prima, entro la seconda e vado a fare una maglia bassa. Vado alla maglia bassa successiva, realizzo la mia seconda maglia bassa,
vado alla maglia bassa successiva e realizzo la mia terza maglia bassa, 3 catenelle, e ricomincio da capo a fare il mio ventaglio dove ho la terza catenella. Continuo così quindi per tutto il giro e vi farò vedere come terminare il primo giro e come iniziare poi il secondo. Sto per terminare il primo giro, vedete, sono arrivata dove ho il marcatore, ho fatto il ventaglio e le 3 catenelle. Vado dove ho la prima delle mie maglie basse e realizzo una maglia bassa. Vado nella seconda e realizzo una maglia bassa, vado nella terza e realizzo una maglia bassa. Mi giro con la lavorazione e vado a fare una maglia bassa all'interno della prima maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3 e vado direttamente nell'archetto di 2 catenelle del ventaglio a fare le mie 5 maglie alte, quindi una, due, tre, quattro e 5. 3 catenelle. 1, 2, 3 e lavoro normalmente il mio secondo giro. Vado dove ho la seconda delle mie 3 maglie basse e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado nell'archetto di 2 catenelle e di nuovo vado a fare le mie 5 maglie basse e maglie alte. 2, 3, 4 e 5. 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il secondo giro. Vi farò vedere come terminarlo e come iniziare poi il terzo. Sto terminando anche il secondo giro. Vado, dopo aver fatto le 5 maglie alte, le 3 catenelle, entro nell'ultima delle mie maglie basse e faccio una maglia bassa. Mi giro con la lavorazione e vado a fare il terzo giro e vado a realizzare 3 catenelle che sono mia prima maglia alta, 1, 2, 3. 2 catenelle di separazione, 1 e 2, anzi scusate, 3 catenelle di separazione e vado dove ho le maglie alte e vado a fare una maglia bassa sopra ogni maglia alta, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5 e ricomincio da capo andando a fare una maglia bassa sopra ogni maglia alta, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. 5 catenelle e ricomincio. Devo fare questo per tutto il mio terzo giro. Sto terminando anche il terzo giro, vado a fare dopo le 5 maglie basse 3 catenelle, 1, 2, 3, prendo il filo, vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia bassa alta. Ho terminato così anche il terzo giro. Mi giro con la lavorazione e vado a fare il mio quarto giro e vado a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Catenella di separazione, prendo il filo, rientro e vado a fare un'altra maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3 e vado, salto la prima delle 5 maglie basse, vado alla seconda e realizzo la mia prima maglia bassa. Vado in quella successiva e realizzo la seconda maglia bassa, vado in quella successiva e realizzo la terza maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3. E poi vado a lavorare normalmente il mio quarto giro, quindi vado a fare una maglia alta all'interno dell'archetto di 3 catenelle, 2 catenelle, rientro un'altra maglia alta, 3 catenelle, 1, 2, 3 e di nuovo vado a fare le mie 3 maglie basse, saltando la prima e l'ultima maglia alta, maglia bassa. Continuo così quindi per tutto il mio quarto giro. Vi farò vedere come terminare e come fare poi il quinto. Sto terminando anche il mio quarto giro. Ho fatto le 3 maglie basse e le 3 catenelle. Prendo il filo, entro nella terza catenella che qui è la mia prima maglia alta, contando da sotto, quindi 1, 2, 3, e vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta. Ho terminato così anche il mio quarto giro. Mi giro con la lavorazione e vado a fare il mio quinto giro e realizzo 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Prendo il filo, rientro nell'archetto di una catenella e vado a fare 2 maglie alte, una e due.
3 catenelle, 1, 2, 3. Quello che faccio adesso lo farò per tutto il quinto giro, quindi vado dove ho la seconda delle 3 maglie basse e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado dove ho l'archetto di 2 catenelle, vado a realizzare 5 maglie alte. 1, 2, 3, 4 e 5. 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo andando a fare una maglia bassa dove ho la seconda delle maglie basse. Continuo così per tutto il mio quinto giro. Sto terminando anche il quinto giro, ho fatto le 3 catenelle, vado nell'archetto di una catenella e vado a realizzare 2 maglie alte, una e due. E l'ultima maglia alta la vado a fare all'interno della terza catenella che qui aveva la mia prima maglia alta. Ho terminato così anche il quinto giro. Sesto e ultimo giro con una maglia alta. Con una catenella mi alzo la lavorazione o vado direttamente poi a fare la maglia bassa sopra la maglia alta. Una maglia bassa sulle successive 3 maglie alte, 2 maglie alte per un totale quindi 3 maglie basse, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5 e andiamo a lavorare normalmente una maglia bassa sopra ogni maglia alta. 1, 2, 3, 4 e 5. 3, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5 e ricominciamo da capo andando a lavorare una maglia bassa sopra ogni maglia alta. Continuiamo così per tutto il quinto giro, il sesto giro. Vi farò vedere come terminarlo e come ricominciare dal primo. Sto per terminare il sesto giro, ho fatto le 5 catenelle, vado a fare una maglia bassa sopra ogni maglia alta. L'ultima maglia bassa, quindi la farò nella terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta. Benissimo, adesso si ricomincia dal primo e si vanno a rifare di nuovo le 3 maglie basse o se non volete farne 3 potete farne soltanto 2 e poi andare a fare le 3 catenelle come preferite. Diciamo che non c'è molta differenza se ne fate 3 o 2, se ne fate 2 avete più omogeneità, ma siccome questo poi va nello scalfo e quindi andremo a fare la manica, diciamo che non si nota tantissimo, quindi potete fare o di nuovo 3 maglie basse, una sopra ogni maglia bassa, o iniziare con 2 maglie basse e poi andare a fare direttamente le 3 catenelle. Catenelle in questa maniera, vedete? Si entra nella terza catenella e si va a fare il nostro ventaglio. Naturalmente, se qui iniziate con 2 maglie basse, qui terminerete con 2 maglie basse. Se invece fate le 3 maglie basse, terminerete con le 3 maglie basse. Dovete essere omogenei su questo punto. Quindi adesso continuo a lavorare i miei giri. Vi dirò quante volte ho ripetuto il motivo, contando sempre in questa maniera, anche se adesso i giri sono 6 e vanno ripetuti tutti e 6, non più solo 3, però vi dirò comunque 1, 2, quante volte ho ripetuto i miei motivi in questa, intesi come figure che mi vengono fuori. Ho terminato la parte di sopra, ho ripetuto il motivo per 5 volte, 1, 2, 3, 4 e 5 e poi sono andata a cucire qui sulle spalle e ho cucito soltanto per un motivo, vedete da dove ho le maglie alte, le 5 maglie alte qui e le 5 catenelle, quindi ho lasciato liberi tutti gli altri motivi, lavorando soltanto il motivo più esterno e le 5 catenelle da entrambi i lati. Adesso possiamo andare a fare le maniche. Per realizzare la manica parto dal sotto dove ho le 5 catenelle che avevo lasciato libero, entro nella terza catenella e vado a fare, mi aggancio con il filo e vado a fare 3 catenelle che sono la prima maglia alta. Prendo il filo, rientro nella stessa catenella e vado a fare un'altra maglia alta. Prendo il filo, catenella di separazione, prendo il filo, vado direttamente qui dove ho le maglie basse. E vado a fare 2 maglie alte, una e rientro nello stesso punto e vado a fare 2 maglie alte, un'altra maglia alta. Catenella di separazione, prendo il filo, vado dove ho qui la prima maglia bassa in orizzontale e vado a fare 2 maglie alte, una, 2. Catenella di separazione, salto questo orizzontale, vado a questa parte e vado a fare 2 maglie alte, una e 2 catenella di separazione e di nuovo
salto la maglia bassa, salto la maglia alta orizzontale, vado dove ho la maglia bassa e realizzo 2 maglie alte, una e rientro 2. Catenella di separazione, salto la maglia alta orizzontale, vado nella successiva ad fare 2 maglie alte, una e 2. Catenella di separazione, ancora salto una maglia, vado in quella orizzontale successiva ad fare 2 maglie alte, una e 2, catenella di separazione e continuo così per tutto il primo giro. Vi farò sapere alla fine quanti gruppi di 2 maglie alte ho e poi andremo a lavorare il secondo giro. Vi farò vedere come realizzarlo. Sto per terminare il primo giro e ho fatto un totale di 17 gruppi di 2 maglie alte. Mi raccomando, se non dovete stringere la manica, se dovete invece stringerla, fate, vedete un po' quanti farne ogni tanto, se casomai fatene 2 più vicini se dovete allargare, o fatene 2 un po' più lontani se dovete stringere. Io non dovevo né allargare né stringere e quindi 17 motivi vanno più che bene. Ho fatto la catenella di separazione, vado dove ho la prima maglia alta, entrando nella terza catenella e faccio una maglia bassissima. Il giro che faremo è uguale a questo, ma saremmo quello che lo andremo sempre a ripetere. Entro tra le 2 maglie alte, vado a fare una maglia bassissima e vado a fare 2 maglie alte, quindi prima 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, rientro dentro un'altra maglia alta. Catenella di separazione, vado tra le 2 maglie alte successive di nuovo ad realizzare 2 maglie alte, una e 2. Catenella di separazione, ancora maglia alta successiva. Vado tra le 2 maglie alte successive, vado a fare 2 maglie alte. Questo è il giro che andrò sempre a ripetere. Se poi voi volete poi allargare un po' la lavorazione, quindi fare la manica un po' a campana, basta che andate ad aumentare le catenelle di separazione, da una passate 2 o a 3 o così. Io non ho intenzione di allargarla, la voglio lasciare così com'è perché comunque viene già bella larga, quindi continuerò a lavorare in questa maniera. Naturalmente vi dirò quanti giri ho fatto e poi andremo a fare anche la seconda manica, uguale naturalmente alla prima. Ho terminato la manica, alla fine l'ho fatta a 3/4 e ho ripetuto il giro per 26 volte, però nell'ultimo giro sono andata a ripetere senza fare alcun catenella di separazione, questo per stringere un po' la lavorazione. Quindi ripeto, io ho ripetuto il giro 26 volte, nell'ultimo giro sono andata a fare il mio ventaglio, cioè le mie 2 maglie alte, senza alcuna catenella di separazione. Adesso andrò a fare anche l'altra manica e poi la nostra maglia sarà terminata.